non tanto per riassumere quanto per tener conto e per così far tesoro anche di quelle che sono le occasioni che abbiamo di confrontarsi anche sul modo di vedere la realtà che stiamo vivendo in questo momento. Io ripercorro un attimo quello che hanno detto Giorgio Tonini e Michele Nicoletti all'inizio. Sto vivendo, penso come tutti voi, con grande apprensione, aspettando anche quelle che saranno le manovre che verranno adottate dal Consiglio dei Ministri di lunedì, perché mano a mano che passa il tempo si raccolgono sempre più preoccupazioni rispetto a quelle che possono essere le misure contenute in queste manovre. Sappiamo che si tratterà di qualcosa di molto pesante, siamo reduci da 3 manovre in pochi mesi che ancora non sono state conosciute probabilmente fino in fondo nei loro contenuti e che sono rivelate però nel subito assolutamente non sufficienti ad affrontare la situazione. E qui vorrei riprendere alcune considerazioni che sono state fatte anche da Diritta nel presentare il rapporto del Censis l'altro giorno, quando ha lamentato alcune mancanze del nostro paese, alcune cose che sicuramente vanno affrontate da una classe politica seria. Non si sa come usciremo da questa situazione. Io non condivido assolutamente l'espressione usata più volte di abdicazione in questo momento da parte della politica. Io trovo che il nostro partito in particolare, ma tutti coloro che hanno accettato di sostenere il governo Monti, il governo sapientemente proposto dal presidente Napolitano, abbiano dimostrato una grande maturità politica. Non è facile, non sarà facile sostenere le scelte di questo governo così come si preannunciano, proprio perché sappiamo che costeranno molto a tutto il paese, nessuno di noi escluso. Però non sarà facile, dicevo, sostenerle politicamente, perché le votiamo in Parlamento queste manovre. Sappiamo, quindi viviamo a contatto con voi, sappiamo quali sono le preoccupazioni che ci vengono esposte nei circoli, in qualsiasi luogo pubblico, quando si leggono alcune notizie sui giornali, come quelle che stanno comparendo in questi giorni, in modo particolare sulle misure che dovrebbero essere prese per le pensioni o anche per tante altre cose, sono patrimoniali, non patrimoniali, altre tasse, altri tributi, ma quello che vorremmo sentire veramente è con quale prospettiva politica, con quale prospettiva di sviluppo intendiamo aprire un nuovo periodo, una nuova era a questo punto al nostro paese, perché così sarà. Non sappiamo come usciremo, non sappiamo quali saranno i rapporti politici alla fine di questa esperienza, non sappiamo appunto quale sarà il paese che uscirà, e però ci piacerebbe conoscere, ci piacerebbe che tutte le forze, tutte, e questo è un discorso che faccio anche riferito al contesto locale, al contesto provinciale, ci piacerebbe che tutte le potenzialità propongano qualcosa per lo sviluppo del proprio paese, compreso il contesto trentino. Non possiamo più fare affidamento solamente sul pubblico, dobbiamo riuscire a dare voce alle energie migliori del nostro paese, comprese, cioè senza distinzione, compresi quelle dei cittadini, delle cittadine di tutte le età, delle istituzioni, ma anche dei soggetti privati e pubblici, che possono mettere, cioè che possono comporre, ciascuno col proprio tassello, un quadro di nuovo sviluppo per il paese. Ecco, io mi aspetto quindi, come giustamente ricordava Monti nel suo
i tre concetti che riprendeva, che sono stati riportati anche nell'introduzione: il rigore, l'equità, a cui tutti si richiamano, visto le dichiarazioni PDL, vanno anche quelle nello stesso senso. Speriamo che sia così e che veramente alla fine ci sia una manifestazione di grande responsabilità, però soprattutto di crescita, e per la crescita e sulla crescita e sulle prospettive di crescita dobbiamo far uscire le nostre energie migliori. Grazie.